Come potete vedere dalla location, ci troviamo qui al boot di Farpoint, nuovo titolo previsto per PSVR, progettato dal team Impulse Gear, un team indipendente di San Francisco che però ora è stato preso sotto l'ala di Sony. Noi di EveryEye.it lo abbiamo già provato ieri ed ora possiamo raccontarvi le nostre impressioni, e non solo sul gioco, ma anche sulla PSVR. Innanzitutto dobbiamo dire che a livello di grafica il titolo si presenta come uno sparatutto addirittura al di sopra della media rispetto a quello che si è visto per la realtà virtuale. Dobbiamo dire anche che il controller, che fra l'altro potete vedere qui, ce l'ho in mano, si chiama PSVR Aim, okay, che è proprio un nuovo controller con tutta una serie di comandi e replicano perfettamente il pad DualShock 4. Detto questo, vi assicuriamo che il feeling dello shooter system è ottimo, è reattivo, è preciso e riesce comunque a dare quella sensazione anche di rinculo grazie al sistema di vibrazione incorporato. Il titolo di per sé sembra essere molto semplice, in realtà non ha proprio una vera e propria storia, o almeno per quello che abbiamo visto ora. Diciamo che si ispira un po' al Prometheus di Ridley Scott, è comunque divertente e interessante, e gli sviluppatori ci hanno anche assicurato che più avanti è prevista una serie di cutscene che comunque contestualizzeranno la nostra avventura. Per quanto riguarda lo svolgimento della demo, siamo riusciti anche a provare vari tipi di armi, ad esempio lo shotgun, il fucile d'assalto, e granate, lanciarazzi, e dobbiamo dire che il feeling era davvero ottimo. Nonostante sia ancora incompleto, possiamo assicurarvi che l'esperienza di gioco è stata molto divertente. E abbiamo anche pensato di chiedere ai ragazzi del team di sviluppo quanto pensano che potrà durare la campagna. Ci hanno detto che si aggirerà intorno alle 4 ore. In più abbiamo anche chiesto se è prevista una modalità multiplayer. Ci hanno detto che ancora non è sicuro e che eventualmente lo annunceranno a breve. Speriamo dunque di poter provare una versione più estesa del gioco, così da poterci fare un'idea più accurata. Per il momento è tutto e noi vi invitiamo a restare come sempre con noi su EveryEye.it.